Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, scusate se faccio questo video in viaggio. Purtroppo questa settimana non riesco a fare video dedicati sullo schema di montaggio o un video un po' più approfondito sul trasformatore di isolamento, ma ho visto ragazzi che l'argomento ha fatto molto scalpore, è interessato a tante preoccupazioni, ragazzi, lo capisco. Questo video infatti voglio dedicarlo giusto a rispondere a qualche commento, qualcuno interessante, qualcuno bizzarro, ragazzi, ovviamente quelli inutili e stupidi ovviamente nemmeno li considero, li elimino direttamente, quindi io risponderò solamente a determinate persone che ovviamente vogliono approfondire e ovviamente vogliono, diciamo, essere sicuri in casa propria che se qualcuno o qualche familiare va a toccare ovviamente la carcassa della lavatrice o della lavastoviglie, ovviamente non rimanga folgorato. Prima di rispondere a questi messaggi, ragazzi, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, cortesemente aiutatemi a crescere, perché come vedete faccio video che interessano a tutti. Il 70% di voi guarda costantemente i miei video, ma in me ancora non è iscritto al canale. Ragazzi, non chiedo soldi, non chiedo donazioni, non chiedo nulla di tutto questo. L'unica cosa che chiedo è l'iscrizione al canale, quindi cortesemente aiutatemi a crescere in modo che io possa fare di questi altri video che interessano a tutti. Grazie per chi si è iscritto e grazie per chi si iscriverà. Dunque, primo messaggio: il mio impianto è stato montato da mio cognato un anno fa, neutro collegato a terra per far intervenire il salvavita 16. Allora, questo salvavita 16 ovviamente non so esattamente cosa voglia dire, penso che sia un 16 ampere, quindi tu hai un salvavita da 16 ampere montato da tuo cognato, che spero che sia uno che ovviamente è del mestiere, ovviamente hai messo il neutro a terra, avrà collegato un classico salvavita 1P più N. Allora, ovviamente c'è una soluzione a tutto, ovviamente tanti pensano che chi usa la bifase non è protetto, non può essere protetto, questa è una bugia grande come il mondo. Ci sono dispositivi anche della Ticino, ABB, di qualsiasi marca, fatti ad hoc per le bifasi, sono ovviamente dei differenziali 2P. Qual è la differenza? Ovviamente la dicitura su uno dei poli, dove ovviamente il 2P non ha la dicitura N, che ovviamente indica il neutro, ma ragazzi faremo un video apposta su questo. Per quanto riguarda salvavita, io immagino che questo 16, come ho detto prima, immagino che sia un 16 ampere, ti riferisci quindi alla dicitura del magneto termico, diceva per la stessa, un sistema di sicurezza dove ovviamente sfrutta le capacità magnetiche e termiche che si hanno durante un cortocircuito per ovviamente intervenire e ovviamente disattivare l'alimentazione. Qualsiasi magneto termico va bene per la bifase, perché che un sistema vada in mono o in bifase, per il magneto termico ovviamente non c'è nessun tipo di problema. Il problema sia solamente sul differenziale. Il differenziale, come vi ho detto prima, sono differenziali apposta, chiamati 2P, apposta per la bifase, ok? Poi, ma dove prendi queste notizie? Ho fatto vedere il video a mio zio, ok, a posto, e mi ha detto che sbagli tutto. Allora ragazzi, tutte le notizie che prendo io, ovviamente non sono notizie che io mi addormento, l'indomani mi sveglio e mi invento queste notizie. Ragazzi, io vi posso dire il libro di elettrotecnica e di impiantistica che purtroppo per me mi sono dovuto studiare durante il biennio, è questo qua. Penso che lo facciano ancora. Io vi posso dire che le mie notizie le ho studiate qua. Questi studi mi hanno portato, come vi ho detto prima, ad avere un diploma di perito elettrotecnico con specializzazione in automazione. Ragazzi, io le informazioni le prendo da qua, perché come vi ho detto prima non sono una persona che si informa sul nulla, non si informa dallo zio come questo signore qua, dal cugino, da YouTube. Io ho studiato, mi sono informato, gli approfondimenti li ho fatti ovviamente sui libri, ok, che per tanti sono ovviamente carta straccia, ma solo un libro e solo un sistema culturale certificato vi può dare le giuste garanzie che un qualcosa sia giusto o sbagliato.
Ragazzi, io ho studiato in questo libro, se lo volete acquistare mi pare che costa solo 40 euro. Chi vuole studiare e vuole approfondire come ho fatto io, ragazzi, potete comprare benissimo il mio libro del biennio, va bene? Allora, un altro messaggio, invece: in una casa non ci possono essere due terre, al massimo può avere due terre collegate assieme. Ma chi l'ha detto? Ma assolutamente no, in una casa ci possono essere 2, 3, 4, 5, 20 terre, perché no? Esempio, nei sistemi separati, anche nei sistemi industriali, c'è un sistema di messa a terra dedicata ad hoc per determinati tipi di impianti. Io, esempio, in casa mia ho 3 messe a terra, una già fatta da chi ha costruito la casa, che ovviamente verifico mensilmente, tutto a posto, una seconda terra solo per l'inverter, una terza terra, scusate, solo per la ricarica dell'auto elettrica, perché lì vi è appunto il trasformatore di isolamento. Non capisco perché non si possono avere 2-3 terre, 4 terre, assolutamente no, anzi, separare le terre è cosa buona e giusta, perché si ha la ridondanza sulla sicurezza, ok? Se io dovessi collegare, esempio, il sistema di messa a terra del trasformatore di isolamento alla messa a terra di casa mia, e tanto vale, non mettevo neanche il trasformatore di isolamento, perché abbiamo lo stesso problema di prima. Stavo alimentando costantemente le carcasse e il sistema di sicurezza di messa a terra di casa mia, dove io tocco quotidianamente, ha un potenziale ovviamente alto, di una fase bassa, ragazzi. Mentre invece la messa a terra di un trasformatore di isolamento viene chiuso nel suo pozzetto e nessuno lo toccherà mai. E questa è la differenza, va bene? Poi, pure se contro l'inverter e a Sun non ti bastavano le LIFEPO 4. Dunque, ragazzi, allora, io non sono contrario ovviamente a nulla, anche perché non avrei tempo di essere contrario. Io sono contro l'ignoranza e contro la malinformazione. Esempio, ragazzi, io non sono bravo facendo torte, non vado a creare un canale dove insegno le altre persone a fare delle torte. Io non sono un gommista, non faccio un canale dove insegno ovviamente a montare una gomma, un pneumatico su una vettura. Io ho fatto un canale basato su quello che sono. Io sono un perito elettrotecnico, quindi io ho studiato la materia elettrotecnica, quindi certi argomenti posso affrontarli benissimo a pieno petto, non ci sono problemi. Posso anche, diciamo, fare discorsi con chi lo desidera. Ho aperto un canale Telegram anche su questo, ok? Anche su questo, quindi potete benissimo chiedermi tutto sul canale Telegram. Quindi non capisco perché debba essere contro a qualcosa. Ripeto, sono contro solamente all'ignoranza, perché l'ignoranza, ragazzi, purtroppo, e la mala informazione, purtroppo portano a farsi male. I messaggi che mi scrivete, ragazzi, sono la testimonianza di quello che sto dicendo. Quindi, se non si sa una cosa, o se una materia non c'è da padrona, è meglio tacere, ragazzi, è meglio tacere. L'inverter e a Sun sono dei magnifici inverter, io li paragono anche come quelli Vevor. Sono ovviamente, ragazzi, inverter cinesi basati su Voltronic, la maggior parte basati su Voltronic. La peculiarità degli a Sun, che io ovviamente ho messo in evidenza sul mio video, è appunto che hanno questo relè che oggi funziona e domani no, può andare bene, può andare male. Comunque c'è questo relè che può mettere a terra la fase bassa, ok? Non voglio chiamarlo neutro perché non è il suo nome, la fase bassa, ma non perché è un mio parere, ma è il parere di qualsiasi elettrotecnico, perché non si mette mai una fase a terra, ragazzi, non si mette mai una fase a terra, soprattutto in ambito civile, ok? Ecco perché ho portato la soluzione sicura e giusta da fare, ossia mettere un trasformatore dedicato, una terra dedicata e basta.
Stesso discorso, ragazzi, l'IFEPO 4, non sono contrario all'IFEPO 4, come ho sempre detto milioni di volte, io ci lavoro con il litio, sono delle batterie magnifiche, ma io personalmente, questo è un mio consiglio, che ovviamente posso parlare nel mio canale, quindi posso dire anche i miei consigli, che ovviamente io sconsiglio nell'ambito del fotovoltaico, soprattutto se uno come me punta sul risparmio. Tutto qua, il discorso è quello, perché come ho sempre detto, le l'IFEPO 4, le vere l'IFEPO 4, non le batterie che vengono spacciate come l'IFEPO 4 a basso prezzo, comprate sugli store cinesi, le vere l'IFEPO 4 che costano un sacco di soldi, ragazzi, sono troppo costose, ancora oggi sono troppo costose. Se un domani ovviamente le l'IFEPO 4 vere, le vere l'IFEPO 4 costeranno o meno o allo stesso livello delle piombo, si valuterà, ma per adesso purtroppo non è così. Ok, perché come vi ho detto, se un chilo di piombo mi costa un euro e un chilo di litio mi costa 5.000 euro, ragazzi, c'è una differenza economica, ok? Anche lì è una questione matematica, io non mi sto inventando niente, va bene? Comunque, ragazzi, io ripeto, scusate se sto facendo questo video così durante questo viaggio, ma questa settimana sono davvero super impegnato. In fine settimana farò un video sullo schema di collegamento di questo trasformatore di isolamento, come collegare il differenziale ovviamente ad hoc per lui, il differenziale invece per la monofase, quella che andrà dritta in casa nostra. Ragazzi, io vi saluto e mi raccomando l'iscrizione al canale, cortesemente aiutatemi a crescere, perché come vedete io faccio video che interesserà a tutti. Ciao e buona giornata.